tutta la grande Olimpiade è già un ricordo. Struggente nostalgia di una stagione serena che dal 25 agosto all'11 settembre del 1960 fu la stagione del mondo. Quella che fu la stagione del mondo, anni dopo doveva nascerne un'altra, che fu la stagione dei ragazzi italiani. Anni dopo, nell'anno della Luna, mentre l'uomo realizzava la sua impresa più magica, laggiù sulla vecchia Terra, centinaia di migliaia di ragazzi appartenenti a un piccolo e antico paese dichiaravano la più pacifica e simbolica delle guerre, la guerra contro la forza di gravità. Si comincia come da Olimpia, una catena di mani per trasmettere il fuoco da un capo all'altro della penisola. Antico e solenne rito, si fa un gioco. Il lungo gioco delle fiaccole. La provincia è la prima, la più fervida a rispondere. I piccoli comuni, dalle possibilità certamente minori, rispondevano con imprevisto slancio. I giochi della gioventù arrivano nell'Italia più lontana, più nascosta, più ignorata,
dandole attraverso lo sport l'occasione di sentirsi per una volta vicina, viva, importante. La fase delle selezioni comunali mobilita i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 15 anni a seconda degli sport. I partecipanti sono oltre 600.000, ma la cifra non tiene conto della partecipazione agli sport facoltativi, fra cui il calcio, né della prova di sci. Gli sport facoltativi sono 23. Ma la verità è che l'Italia di domani salta, corre, compete con tutti i mezzi che ha e che non ha per esprimere la sua voglia di fare lo sport e poi voglia di vivere. Bova Marina, l'estrema punta, il tacco dell'Italia continentale. Il Sud esalta l'incontro tra lo sport e la gioventù più lontana. In un paesino tra i monti d'Abruzzo si cuciono le bandiere da portare ai giochi. Siamo intorno all'Etna. Motta Santa Anastasia, Sant'Alfio, il Castagno dei 100 Cavalli. Paesi che la cronaca può abitualmente solo sfiorare. Qui, più che in qualunque altra zona del paese, la mancanza degli impianti per lo sport e per gli svaghi denuncia un ritardo che ha antiche radici e di cui i giovani sono le maggiori vittime. L'idea dei giochi è proprio quella di prevenire o sconfiggere il vittimismo, esaltare il principio di fare da soli, in attesa che i grandi diano ciò che devono. Qui è la natura a prestare i suoi servizi, fornendo, specialmente alle ragazze, un albero che rende il loro allenamento tanto più singolare quanto più discreto. La leggenda vuole che questo stesso albero riuscisse a ospitare 100 cavalieri al seguito di Isabella d'Aragona. Altrove la natura evoca tragici ricordi. Questa è l'acqua di Longarone. In una notte distrusse un intero paese. Il paese è rifatto, ma la vita tarda a fiorire. Lo sport aiuta i piccoli superstiti di allora a non diffidare della vallata in cui sono nati. La marcia, anche questa è una disciplina per chi sa soffrire. Il salto richiede caratteristiche e attitudini del tutto diverse. Elevazione, stacco, leggerezza. A Polesella il basket in piazza è l'unico modo possibile di allenarsi.
Così a San Martino di Venezia il miglior modo per impratichirsi nei lanci è quello di servirsi di bottiglie vuote, delle sponde e delle acque dell'Adige. Ma c'è chi non dispone nemmeno delle sponde del fiume. Sono i ragazzi delle grandi periferie urbane oppresse dal cemento, i ragazzi delle vie Gluck. Per loro lo sport non è soltanto un'impresa scomoda e ardua, ma spesso un vero pericolo. I giochi rappresentano il mezzo per giungere a un modo di fare lo sport che sia meno clandestino e squallido. Nelle grandi città vi è oggi l'offerta dell'industria. Sport e industria possono stipulare un accordo che merita un più profondo e organico sviluppo. A Torino la Fiat è il massimo esempio di quanto si può realizzare in questo campo. La marcia del ragazzo scandisce idealmente il tempo di una catena di montaggio. È anche lui, in parte, una macchina che cresce tuttavia liberamente e si perfeziona. Suo padre lavora nell'officina di Mirafiori. Si incontrano all'uscita. Ma anche lontano dai grandi centri industriali e dalle zone di maggiore sviluppo è possibile incontrare città all'avanguardia, autentiche oasi nel campo delle attrezzature. In Abruzzo, L'Aquila è stata tra le prime città italiane ad avere una grande piscina coperta. Nel profondo sud, la risorsa di chi vuol nuotare è ancora il mare. I discendenti dei Malavoglia, qui siamo ad Aci Trezza, nella Sicilia di Verga, si preparano ai giochi nuotando fra gli scogli. Anche a Trieste, una piscina coperta soddisfa l'esigenza di un'attività natatoria ininterrotta e di un costante avviamento alla pratica di questo sport fondamentale. Hanno storie, personaggi, aneddoti. I gemelli di Carbonesca, piccolo paese umbro, benché favoriti dal pronostico, non riusciranno a superare la prima fase della selezione. La sicurezza di vincere farà loro un brutto scherzo. C'era una volta la pulce dei Pirenei. Lui è la pulce del Subasio, il monte umbro che scala con presumibile autorità. Non aveva i soldi per comprare la bicicletta, gliel'hanno pagata gli spettatori, quasi tutti i 200 abitanti del paese di Carbonesca. Vai forte in bicicletta? Cosa vuoi diventare, un grosso corridore? I giochi sono troppo giovani per avere una tradizione, ma in qualche caso è la tradizione che gli va incontro. I ragazzi di Gubbio celebrano l'avvenimento con un preludio che vale da omaggio al passato, nel segno delle feste care alla loro storia. Il tiro a segno viene fatto con le vecchie armi che servivano a difendere la città durante le lotte medioevali. Dal Medioevo si risale all'età classica. La cerimonia conclusiva e la premiazione trovano una sede naturale nel teatro romano. Storia e giochi hanno celebrato il loro incontro. Li chiamano i benemeriti. Sono circa 70.000 dirigenti, promotori, istruttori. Sottolineano, con il loro entusiasmo, uno degli aspetti essenziali dello sport dilettantistico, il volontarismo. Questo è uno di essi, Alvaro Magni, allenatore, postino. Insegna atletica e porta lettere a quelli di Lanuvio nei pressi di Roma. Alvaro ha un allievo di eccezione, che è un marciatore. Si chiama Annibale Olivieri. Anche il grande Pamic viene a conoscerlo. Lei è allenatore anche alla Nuvio delle volte, no? Sì, qualche volta. Segue, lei lo vede sto ragazzo? Sì, lo seguo, l'ho seguito anche in pista l'altra domenica. Negli allenamenti? No, c'ho poco tempo, ma l'ho visto qualche volta così in allenamento. L'altro anno lo seguivo in più quando stava alla Nuvio, l'ho seguito più di qualche volta poi in allenamento.
a vedere, l'allenamento per la marcia è come quello del mezzofondo. Si tratta più che altro di lo stile. Sono le braccia come nel mezzofondo, se uno porta le braccia così e logicamente non va. Una delle braccia deve equilibrare il movimento delle gambe, quindi fare un movimento, antagonista con le gambe. E se le braccia sono più raccolte è logicamente meglio perché. A Genzano non c'è solo la marcia. Tutta l'atletica ha avuto la possibilità di espandersi per le antiche cure dei salesiani e la passione di Alvaro. E c'è anche un'altra speranza. Paola Tofani, vincitrice delle selezioni provinciali. Su questo campo in terra battuta ha segnato ieri mattina, nei 60 piani, 7 secondi e 9 decimi. Un tempo che potrebbe farne la tredicenne più veloce d'Italia. Giochi scoprono l'Italia. In questa piazza di Sora e in Ciociaria si affaccia la casa dove nacque Vittorio De Sica. In omaggio a un famoso maresciallo interpretato dal regista attore, la guardia perdona le infrazioni ai regolamenti comunali per amore del gioco. A Sora, come in tanta parte della provincia italiana, il ciclista è ancora il personaggio più mitico, più vicino al cuore della gente semplice. Il piccolo ciclista gode per questo di un tifo ricco di spontanee premure e anche di assistenza tecnica. Oh, arrodi, mi raccomando, fagli si lascia. L'allenamento si svolge con tutte le regole. Non manca neppure il maturo suiveur che impartisce consigli, dividendo dal sellino gli sforzi dei ragazzi. Attenzione che la pista è un po' sabrosa, non è tanto elatta. Bisogna superare un rapporto molto leggero, non tanto pesante, perché si sbanda. Cambiare moltiplica, su, avanti. Allora, state attenti. Non bisogna esagerare, che poi non ci si fa più. Nucleo Santa Lucia, si legge su questo cartello, è uno dei 13 nuclei in cui i ragazzi di Sora hanno suddiviso la propria città. Un perfetto esempio della lezione dei giochi. I nuclei sono libere associazioni. Ciascuno elegge il suo presidente.
assistiamo a una delle loro riunioni. Noi, partecipando a questi giochi, ci siamo impegnati verso i nostri ragazzi che hanno preso parte a queste gare. I punti sono fare o far fare dei campi di pallacanestro, cercare di farci dare dal comune di Tore, visto che il campo è comunale, il permesso di giocare, di portare almeno i nostri ragazzi negli allenamenti e in quelle poche partite che potremmo fare. La stessa cosa è per l'atletica, perché come sappiamo benissimo il campo è uno solo. In questo campo ci hanno diritto il calcio e l'atletica. Questo è noto come il nucleo delle betulle. Prende il nome dalle piante che lo delimitano. Scilla e Cariddi. La ginnastica sullo stretto. Per i più bravi si avvicina l'ora dei giochi provinciali. I sassi di Matera. La vita comincia dallo sport. Una piccola squadra lascia le vecchie dimore per andare al campo. A Matera, una città ancora al confine del benessere. Nella sua provincia, lo sport offre una prova concreta della volontà di fare. Siamo al sud. Quando si vince, la gioia trabocca e la vittoria è anche di mamma. A Bologna si apre con severo rispetto del cerimoniale. Pordenone si gareggia con l'orgoglio di chi difende i colori di una delle più fertili terre sportive, il Veneto. Ogni regione o città rispecchia se stessa nella cornice dei giochi. Latina celebra l'evento con le danze e i costumi del suo folklore. Si ripete un po' ovunque il ritornello della marcia, lo sport più semplice a farsi e al tempo stesso il più sofferto. In questo caso si tifa per chi dovrebbe averne più bisogno, si aiuta a vincere chi ha contro di sé il pronostico delle apparenze. Un campioncino tolto dai vicoli. Capitale del tifo in ogni settore agonistico, Napoli reca anche nella pratica sportiva altrettanto eclettismo e passione. Protagonisti e spettatori, pubblico e atleti, fanno cadere ogni barriera, diventano una cosa sola. Si salta e si corre in un perenne stato di gioiosa invasione di campo.
le formalità necessarie che precedono le gare. Un gesto di amicizia prima di darsi battaglia. La nonna in tribuna, un tifo composto. I giochi sono uguali per tutti. Ovunque gioia e dolore non hanno vie di mezzo. In questo caso è il sorteggio a decidere chi deve andare a Roma per le finali. Hanno vinto tutte e due, ma c'è posto per una sola. Si impara ad accettare il destino. In Toscana la bicicletta è di casa e il ciclismo dei campioni ha antiche radici. Si corre sulla pista delle mura, lungo un tracciato che è tutto un invito a gareggiare veloci e senza le astuzie dei grandi. Solo dopo che si è vinto, si diventa come loro. Si indossa la prima maglia da leader, si accende una grande speranza. Ancora Lucca, il momento della grazia. A Cagliari la pallacanestro festeggia la sua ascesa. È uno sport giovane che si addice alla donna moderna per la sua vitale eleganza. Ovunque il motivo conduttore dei giochi è dato dall'atletica leggera, anche qui regina. Giornata di chiusura. I vincitori sognano il viaggio a Roma, la nave, le finali. Gli altri pensano già all'anno dopo. Il riposo è l'aspirazione, l'unico premio per questo dirigente sardo, il cavalier Angelo Lodigiani, che ha battuto il record delle fatiche dei giochi. Ha perduto 15 kg. Ragazzi, siete liberi! Concetto Lobello di Siracusa. Oggi non è lui il protagonista come negli stadi dei 100.000. Ha lavorato per gli altri. Assessore, oltre che arbitro, ha messo a disposizione dei ragazzi dei giochi una città che è all'avanguardia nel settore degli impianti e dell'organizzazione sportiva. Secolari pregiudizi crollano sotto la spinta dello sport. La donna siciliana trova l'occasione per scoprire una nuova e più libera dimensione di se stessa.
l'Italia delle giostre sta a guardare. I vecchi giochi paesani non bastano più a soddisfare i bisogni di una generazione ansiosa di vivere da protagonista il suo tempo. Conquistano i vincitori di queste finali provinciali non è solo un ricordo da incorniciare, ma è il biglietto di viaggio per le finali nazionali di Roma. Saranno 10 giorni di festa, di gare, di gioia. Mi date un posto, gioco anch'io, giochiamo noi altri quattro, va bene? Mi metto qui, via. Così, l'ingegner Vittore via. Catella, presidente della Juventus, si scontra con i ragazzi. Vai. C'ho un'attaccata formidabile io. Mi sono fatto fare un gol. Allora, vogliamo premiare questi vincitori con molti auguri, molti rallegramenti. Questa è la coppa e questa è simbolicamente la borsa che ti porterai a Roma per difendere i colori della provincia, mi raccomando, a te e i tuoi compagni. Ecco, anche a te, se siete secondi, nella vita non sempre si può vincere. A volte si vince, a volte si va secondi, va sempre bene. Il grande movimento periferico dei giochi ha concluso il suo ciclo. Torino, città pioniera dello sport italiano, dà l'arrivederci a Roma. Sono 4.000 che muovono da ogni parte e ogni angolo d'Italia. Per molti di loro è il primo viaggio. I più vecchi hanno 15 anni. I ragazzi di Cagliari. Forse il primo incontro col mare per quanti vengono dall'interno dell'isola. Il treno del sole. Stavolta non trasporta le speranze degli emigranti, ma quelle dei giovani campioni di Siracusa. A ogni fermata i treni speciali raccolgono il flusso delle altre province. Il ferry boat, l'aria del continente, non è più una favola. In viaggio da Torino. Nei giochi, un inserto di Romeo e Giulietta. Pisa salgono gli altri. Il pranzo è servito. Destinazione Civitavecchia. Si lotta consapevolmente contro i pericoli dell'immobilità. Solo lei, Giovanna, deve stare a guardare. Qualcosa non va. Al momento posso regolare la navigazione in maniera da non andare su. La nave è come un grande giocattolo, un mistero da scoprire. Movimento nel movimento. Le ginnaste hanno trasformato lo scompartimento in un piccolo palcoscenico. Via, uno, va bene, braccia in linea, unisci i sguardetti. Thank you.
Questi quattro ragazzi vengono da Gubbio. La prima visita è per i luoghi di gara, una curiosità che nasconde una sottile emozione. Le terrazze di Castel Sant'Angelo affacciano sulla storia della città, quella dei libri appena chiusi. San Pietro non ha mai avuto pellegrini così vivaci e personali nel loro omaggio. Trinità dei Monti, la visione di un mondo tutto diverso. Giugno. La stagione dei ragazzi italiani inizia le sue giornate culminanti. I giochi si aprono col rituale olimpico, alla maniera dei giochi più grandi. Loro non rappresentano il rito, sono soltanto l'immagine di un'Italia semplice e popolare, che è la stessa dei ragazzi arrivati fin qui e degli altri rimasti a casa. Il momento della promessa. La pronuncia Paola, la velocista di Genzano. Un viso teso dall'emozione fra due piccole trecce. Noi partecipiamo ai giochi della gioventù. Con l'entusiasmo della nostra età e nello spirito di Olimpia.
nostre città e del nostro paese. Tra i 4.000 di Roma ci sono già gli atleti di domani. Ora parla Onesti, presidente del CONI. Giovani sportivi, nel farvi il benvenuto a Roma è doveroso rendervi atto dei vostri meriti. L'appello dello sport è stato accolto da un numero vastissimo di giovani, di cui voi siete la migliore rappresentanza. I giochi sono vostri, voi ne sarete i primi personaggi, i difensori, i propagandisti. Ora rappresentate qui tutte le province di Padova. Auguri a tutti per i primi giochi della gioventù. Il prologo volge alla fine. Tramonta. Il cielo è pronto per le luci dei fuochi.